oggi abbiamo la possibilità attraverso questa tavola rotonda di indagare un argomento che solitamente viene tenuto in secondo piano perché spesso si tende a considerare maggiormente sulle tecniche fotografiche e alternative antiche, si tende a cercare di capire il come queste tecniche vengono eseguite, vengono fatte e spesso ci si dimentica del perché. Ancora oggi c'è questo bisogno, c'è questa necessità, si sente questa voglia di portare avanti queste tecniche alternative. Anche a me, prima di venire qui oggi a Cuneo, conoscenti amici mi hanno detto: ma perché vai a queste manifestazioni? Oltre che sicuramente ovviamente per divertimento, per trovare gli amici che si incontrano una volta all'anno, cioè, ci sono sicuramente delle motivazioni più profonde che attraverso i nostri relatori cercheremo di capire e di indagare. Quindi a questa tavola rotonda oggi partecipano Alberto Novo, che è qui alla mia sinistra, presidente del gruppo Rodolfo Namias, che cercherà di raccontarci come è cambiato l'approccio di queste tecniche nel corso degli ultimi 50 anni. Abbiamo poi Giorgio Bordin alla mia destra, è socio del Namias e autore di diversi manuali di tecniche alternative, che cercherà di spiegarci i motivi per cui una persona oggi deve intraprendere un percorso che molti di voi sanno è complicato, costoso e difficile da realizzare. E poi abbiamo Luca Sorbo, docente di storia della fotografia all'Accademia di Belle Arti di Napoli, che invece indagherà e proverà a spiegare l'importanza di conoscere queste tecniche alternative per comprendere in senso più ampio il linguaggio fotografico e le sue potenzialità, non solamente per chi è dentro a questo mondo, ma anche per un semplice visitatore che si trova a visionare una bellissima mostra come quella che è possibile visitare qui a Cuneo del gruppo Namias per cercare di capire come la tecnica diventa anche un linguaggio e quindi cerca di è un modo diverso appunto di comunicare e di conoscere. Quindi io lascio la parola ad Alberto Novo appunto che ci racconta come è cambiato questo approccio delle tecniche. Grazie. Come molti di voi sanno, io sono un chimico e purtroppo da questo punto di vista ho una mentalità piuttosto squadrata. Quindi la mia presentazione soffrirà da un certo punto di vista di questa mancanza di voli. Questo è come ci siamo divisi un po' i compiti, perché come essere antichi alternativi, l'importanza delle tecniche per la conoscenza delle potenzialità del linguaggio fotografico e oltre la dimensione artigianale del lavoro ben fatto. Quindi io mi dico, guardiamoci intorno, cosa succede? Sappiamo benissimo, è una cosa che ogni tanto gira anche su Facebook, ce la diciamo tra di noi. Esiste un'enorme diffusione di macchine fotografiche, dove per macchina fotografica ormai si intende il telefono. Gli scatti ovviamente sono numerosi e la domanda che sorge è come sono viste e dove vanno a finire tutte queste immagini che vengono prodotte. Questo è un pezzettino di una pagina Facebook di una persona dove ha messo 6.293 foto divise in 366 album. E questa è una piccola lista, perché continuerebbe molto giù del PC, di gruppi Facebook che si chiamano Alternative Photographic Processes con 22.000 membri, Black and White Photography che ne ha 30.000, Long Exposure Photography con 43.000 membri, Street Photography in the World con 183.000 membri e avanti discorrendo, no? Questo è il panorama cui ci possiamo confrontare abbastanza tranquillamente tutti i giorni. Cosa succederebbe se stampassimo tutte le foto postate su Flickr in un solo giorno? Forse lo sapete, ma c'è stato un olandese che lo ha fatto nel 2011. Questa è una delle tante immagini. Sono delle stanze con delle montagne di fotografie ammucchiate quasi come fosse residui organici. E varie installazioni, questo qua ripropone questa mostra più o meno tutti gli anni, un po' in tutta Europa. È bella questa immagine, anche se l'ho messa piccolina, perché c'è un ragazzino con dentro che sta guardando un'immagine tutto contento, no? In mezzo a questo mare di fotografie. E
E l'altra domanda è: il digitale ha nostalgia dell'analogico? E questo perché? Perché si vedono dei programmi che si chiamano, per esempio, Nostalgia, Film Simulation for Aftershot Pro, Alien Skin Software, che molti di voi conoscono, sono filtri per applicare un po' di tutto, Tony, Image Toning, cioè viraggi su immagine digitale, Imagenomic Real Grain, che simula la grana fotografica e le varie rese di pellicole fotografiche applicate a una fotografia digitale, e l'elenco potrebbe ancora continuare. Si corre il rischio di non credere alle fotografie d'autore? Allora, questo è un'app per smartphone con cui io posso cambiare gli occhi di una persona in vario modo, di colore, di quest'altro. E come l'ho vista, la prima cosa che ho pensato è stata questa. No. E tra l'altro sappiamo anche le polemiche che ci sono state sull'autore, non tanto su questa immagine qua, no? Oppure Mitch Dobronner, famoso per fare fotografie di temporali negli Stati Uniti, sono fotografie eccezionali, lui dice di riprenderle in pellicola, poi però fa delle stampe digitali. E quindi sappiamo che dal passaggio in digitale poi potrebbe succedere di tutto, no? Questo è Ansel Adams del 60, questo è Weston del 40, questo è Curtis del 33, le sue distorsioni, che sappiamo essere analogiche, ma sappiamo anche di come una volta, pur in analogico, si riusciva a modificare un'immagine. Cosa faceva Ansel Adams che noi ora non facciamo? Faceva una lettura esposimetrica a zone. Noi facciamo, anche se inconsapevolmente, molto spesso, delle letture esposimetriche a zone. Raccoglieva i dati, aveva un taccuino cui segnava il giorno, l'ora, la località, il diaframma, la pellicola, le varie dati esposimetrici. Noi abbiamo i dati EXIF, ormai quasi tutti con GPS, forse anche senza sapere cosa sono i dati EXIF. Faceva delle mascherature in fase di stampa, e noi sappiamo che esistono degli strumenti di Photoshop che si chiamano esattamente in quel modo lì, cioè la mascherina piena, la mascherina vuota, per alleggerire o per aumentare i toni. Faceva una stampa chimica su carta. Cos'è la stampa chimica su carta? E quindi la stampa come la vediamo dal virtuale al reale? Questo punto di domanda sulla stampa chimica su carta. Come mezzo per emergere dalla massificazione della fotografia solo virtuale, usa e getta, vedi cosa ce ne facciamo di tonnellate di immagini virtuali pubblicate su Flickr, ma su molti altri, no? Viene in mente questo signore qua, con la sua macchinina, col suo detto, voi premete il bottone, noi facciamo il resto, dalla reazione alla massificazione della fotografia nacquero il Link Ring in Inghilterra, la Photo Succession negli Stati Uniti, con i fotografi pittorialisti, che hanno recuperato ai tempi tecniche che erano già obsolete ai tempi per usare a fini espressivi e per affermare la fotografia come un'arte che vuole competere alla pari delle altre arti figurative. Poi, intorno al 1970, è successo qualcosa di simile. C'erano delle carte fatte in un certo modo, politenate, che stavano soppiantando completamente le carte baritate. Non c'era più la gamma tonale, cioè la gamma, scusate, proprio fisica delle carte alla gelatina su carta. E nacque la necessità di svincolarsi dai materiali commerciali che avevano una gamma sempre più limitata. Stampe che potevano avere una permanenza nel tempo eccezionale rispetto a quelle alla gelatina d'argento e la possibilità di intervenire in modo creativo sulla costruzione dell'immagine. Il primo libro moderno, come lo chiamo io, dedicato esclusivamente alle tecniche alternative, si chiama Breaking the Rules, cioè rompere con le regole, nel 77 in America.
da quel momento lì si diffuse molto, soprattutto negli Stati Uniti e poi viene anche da noi, questa tendenza all'uso di tecniche pittorialiste, anche prima ancora, per usi espressivi alternativi alla carta commerciale che sempre più stava impoverendo il panorama delle carte. Intorno al 1990 si diceva che la stampa fotografica è materia, che è la stiamo producendo totalmente a mano, a parte il foglio di carta comprato in negozio, è un'opera unica. Poi invece, dopo il 2000, abbiamo cambiato leggermente registro e è avanzato l'uso della tecnologia digitale per la produzione di negativi, internet come strumento di ricerca di informazioni e per la condivisione di esperienze. E vi ricordo che prima di internet bisogna andare in biblioteca e farsi dei giri mostruosi in biblioteca per trovare qualche notizia. Oggi vedo prevalere, non in tutti, ma rispetto a una volta, un privilegio verso la casualità della formazione dell'immagine. Poi casomai si potrebbe andare nei dettagli. Dare meno importanza alla stabilità. Cioè non mi interessa se la mia fotografia che stampo ora in un certo tipo di tecnica mi sopravviverà. L'importante è che io faccia qualcosa di nuovo e poi, vabbè, tra 20 anni potrebbe anche succedere. E poi mi sto chiedendo, e molti stanno chiedendo, sta diventando anche una moda, visto che sempre più persone si avvicinano in maniera, come dire, un po' casuale a questi tipi di tecniche qua, attratti evidentemente dal nuovo, però con meno motivazioni sotto rispetto forse a quelle che esistevano prima. Cosa c'è di disponibile oggi in internet? Ci sono gruppi di discussione e mailing list, ma ne cito alcune. Analog Photography User Group, che ha una branca dedicata esclusivamente alle tecniche alternative, la Large Format Photography Forum, Alt Photo Process List, che è nata, una delle prime che è nata per questo, poi Facebook, che ha una mare di siti, tra questi vi cito in particolare Alternative Photography Processes, Collodio Italico, che è l'unica pagina in italiano che, pur chiamandosi Collodio, vorrebbe anche inglobare tecniche diverse, con poco successo secondo me, nel senso che siccome si chiama Collodio, ovviamente si rivolgono ai collodisti. Antiquarian Avantgarde Art Processes, Wet Plate, Collodion Photography, sono gruppi di discussione. Poi c'è Flickr, che è un mare magnum che raccoglie sia immagini sia gruppi che si dedicano a alcune cose particolari. Poi ci sono dei siti specifici dedicati a queste cose, e il primo di tutti è sicuramente alternativephotography.com e delle associazioni, il gruppo Rodolfinania è uno di queste, esiste un gruppo ad Austin, Texas, c'è la Gesellschaft für Fotografische Wertfahren in Germania, l'International Society of Lonoists in Inghilterra, Icto Benelux, che raccoglie l'area belga-olandese, e c'era, perché non ho più avuto notizie, un gruppo anche in Russia. Cosa offre internet? Testi online. Questi sono i principali posti dove uno può trovare testi online. Uno fa una ricerca e, tra l'altro, man mano passa il tempo, più materiale viene aggiunto. Per cui non è detto che se oggi andate e cercate un testo, non riusciate a trovarlo mai fra 6 mesi. E trovate cose pregevoli, anche tutto il Pencil Nature di Talbot. Brevetti, ci sono i SpaceNet, dove ci sono i brevetti europei e anche non europei, l'ufficio di brevetti inglese, statunitense, che contiene brevetti dal 1790, dove però la ricerca è un po' più difficile perché non avete subito l'esito di cosa c'è dentro, dovete aprire l'immagine ogni volta. Abbiamo l'archivio centrale dello Stato, dove però digitalizzato c'è poco. Questo è l'esempio di una pagina recuperata attraverso le SpaceNet. Il brevetto di Manley del 1899, uno dei primi brevetti di Manley sulla stampa in gelatina
sensibilizzato a partire da un'immagine allargente. E poi i testi cartacei. Testi cartacei, la prima cosa da fare è andare sull'OPAC, cioè il catalogone del Servizio Bibliografico Nazionale, che vi dice un certo testo che cercate, in che biblioteca c'è, tutto l'elenco. Se vi andate in una biblioteca potete anche farvelo prestare attraverso il prestito interbibliotecario. E poi pubblicazioni cartacee. In Italia nel 78 Progresso Fotografico fece due numeri quasi monografici su questo. Tenete conto, nel 77 è stato il primo libro su queste tecniche. Poi nell'81 ci fu l'edizione italiana di L'età del Collodio con un sottotitolo Come si falsificano le fotografie antiche. Poi dal 94 e nel 2007 due edizioni del manuale Antiche Tecniche fatto dalla prima edizione di Giampaolo Bolognesi, che era socio del NAMIAS e aveva raccolto le esperienze del NAMIAS. Tra queste due date nel 95 c'è Le stampe d'arte fotografiche di Damiano Bianca, edito a cura di fotografare. E poi basta. Invece, se andate su pubblicazioni cartacee all'estero, qui adesso vi faccio una sventolata di tutto, ne trovate, cioè avete l'imbarazzo della scelta, ok? Finché non approdate ai due ultimi libri di Giorgio Bordin. E voglio dire, sono gli unici due italiani in mezzo al panorama internazionale. Facciamo un po' di chiarezza. Gli americani, gli inglesi la chiamano alternative photography, i tedeschi photographische del Verfahren, e il nostro socio ci dice che vuol dire sia nobile sia antico il processo di stampa. Francesi l'hanno chiamato anche processi fotografici sconosciuti, misconosciuti. In Francia, in Spagna, fotografia alternativa. Per motivi che ancora non ho capito, in Italia chiamiamo antiche tecniche fotografiche, come l'antica gelateria, l'antico panificio, queste cose qua. Beh, è corretto però. In che senso? Sono tecniche Sì, antiche però. fotografiche. Per l'antico in italiano si fa Per la l'obbligazione. fotografia essere antico è Chi dico veramente. qualcosa io? Allora, il Chi dico NAMIAS. qualcosa io sull'antico? Ti Come? dico poi qualcosa io sull'antico? Allora, per il NAMIAS usiamo un po' di giro di parole per riuscire a dirlo. Noi diciamo che il nostro gruppo si propone la riscoperta, lo sviluppo e le sue forme, l'elaborazione di processi fotografici sia storici che alternativi a quelli industriali di massa, dai quali si distinguono per prevalente componente manuale che li caratterizza. È un giro di parole per riuscire a dire questa cosa che sappiamo. Mike Ware, ancora anni fa, ha dato una definizione ancora più ampia, cioè ogni materiale fotografico che non viene, si origina da una scatola con l'etichetta della una marca commerciale ben nota, può essere definito come storico, alternativo, non argentico, non convenzionale, obsoleto o anche arcaico. Praticamente tutti i materiali devono essere fatti a mano, così che la loro pratica diventa troppo labor intensive, richiede troppo tempo e il loro uso non incresce i dividendi degli azionisti, come dire, e quindi l'industria non è particolarmente interessata a questo. Che ci fa sto signore qua con un violino e con una partita? È che della Ciaccona ho trovato una versione per viola, violoncello, pianoforte, clavicembalo, chitarra, liuto, arpa, flauto, flauto dolce, clarinetto, tromba, sassofono, fisarmonica, organo, marimba, carillon. Noi chiamiamo pianoforte, cassa e voce. Noi chiamiamo questi strumenti a corda, questi strumenti a fiato, queste percussioni. Allora, lo strumento è il mezzo di cui ci si serve per realizzare uno scopo. La tecnica è l'arte di saper applicare l'insieme delle norme specifiche in un'attività. Il processo e il procedimento, che sembrano la stessa cosa, sono due piccole varianti. Una è la serie di operazioni prestabilite per giungere alla realizzazione di un'opera, l'altro è il metodo con cui si conduce un'esperienza. Di fatto, in fotografia vengono usati indifferentemente come fossero sinonimi, cioè noi parliamo praticamente di tecnica alla cianotipia. Che tecnica fai? Cianotipia. Tu cosa fai? Platino. L'importante è capirsi.
che noi stiamo usando la stessa cosa, quando in realtà è uno strumento espressivo, non è una, cioè se io suono il violino ha uno strumento, ha un suono diverso da un pianoforte, suono la stessa cosa e la sento in due modi diversi. Io stampo in cianotipia, vedo una cosa blu che è diversa, se io la stampo al platino vedo una cosa nera con una gamma tonale diversa, con una profondità di toni diversa, eccetera eccetera. Quindi per me sono strumenti, non tecniche, non è anche per non confondere col tecnicismo, cioè con la esasperazione della tecnica. Facciamo il punto allora. Sta diventando una moda? Io direi un po' sì, perché se alla voce Platinum Print e virgolette Photographer, che ve la dice lunga anche su questo, trovo 3.650.000 risultati. E se vado in cerca di Collodion Print, immagini, corro giù con le pagine a dismisura. E poi esiste un sito dove io do una mia immagine fatta col cellulare e loro mi restituiscono una stampa in ferrotipo. Fisica. Sì, però, vi sto dicendo, è una moda perché? Perché se arriviamo che uno si propone di prendere la tua immagine al cellulare e restituirti in un ferrotipo, vuol dire che c'è anche richiesta. Beh, anche vero che siamo in tanti sul pianeta. Sì, siamo di più, ma non è che dal 70 al 2000... Sono raddoppiate le tecniche. Infatti, attorno ad alcune tecniche sta crescendo l'interesse, altre invece un po' meno. Cerco risultati in Google, non che sia la Bibbia, ma trovo... Scusate, devo passare a tornare indietro perché... mi è sparita un'immagine. E vabbè, non importa, ve la racconto lo stesso. Questo è il riassunto dell'immagine della tabella che avevo fatto, no? Cioè alla voce cianotipo nel 2013 c'erano 7.000 risultati, adesso ce ne sono 1.600.000. alla voce ambrotipo si è più o meno raddoppiata, il collodion photography è un po' aumentato, platinum print è rimasto uguale, carbon print è aumentato un po', la carta salata è più o meno uguale. Poi ci sono le tecniche minori con delle varianti interessanti che casomai ne possiamo discutere dopo, tipo come mai il gommolio da pochissimo è aumentato di 10 volte, l'oil print è aumentata, il bromolio è diminuito. No. Queste qua, che rappresentano una nicchia rispetto alle altre. Cosa che non si dice, che per imparare a ottenere risultati accettabili con una tecnica sono necessari alcuni mesi, ma andandoci sotto, per riuscire a dominarla sufficientemente almeno un anno, nella mia esperienza. I costi iniziali possono essere non indifferenti, nel senso che tra prodotti chimici, se stampiamo a getto d'inchiostro i negativi ci vuole una buona stampante, l'altra attrezzatura, UV, pennelli, bilancia, mettiamoci questo, i costi di produzione, gli inchiostri trasparenti nel caso della carta inkjet, la carta di disegno che costa di più della carta fotografica, voglio dire, se uno lo fa non è sicuramente per risparmiare. E i tempi di lavoro che sono enormemente più lunghi rispetto alla stampa tradizionale. E prodotti chimici che a volte sono o possono diventare pericolosi per la salute e per l'ambiente. E allora è perché con questa cosa che noi, basta capirci, chiamiamo antiche tecniche, per essere completamente autori delle proprie immagini, perché vado in negozio, mi compro la carta che voglio io, ci metto su la soluzione sensibile che voglio io, la stampo come voglio io, per cercare nuove forme espressive, perché così come mi piace il violino, così oggi invece voglio usare il pianoforte o inventarmi uno strumento nuovo. Per capire di più il passato, perché se stampo al collodio, improvvisamente riesco a capire tutte le difficoltà che ci sono e mi chiedo ancora adesso come faceva quello lì ad andare in Egitto, Palestina e Libia a fare i collodi in un ambiente come quello, pieno di polvere, moscerini, caldo, eccetera, eccetera. E per il piacere materiale del fare, cioè, voglio dire, non è che si diverte. Questa è presa dal Progresso Fotografico di dicembre 78, era un po' la chiusa della presentazione di due volumi, dove però evidenzio questa frase che secondo me è valida ancora oggi.
se si vanno a rifare le vecchie fotografie dell'Ottocento solo per gusto snobistico o se si passa ad una tecnica modernissima solo perché permette di esibire un oggetto fotografico diverso da quello che producono gli altri, la capacità di espressione ovviamente non risulterà incentivata ma inaridita, cioè è tecnicismo. Estetica e percezione, e stiamo arrivando alla fine. Questo è un aforisma di Ansel Adams che dice che il negativo è la partitura, la stampa è l'esecuzione, da cui discendono due corollari, che da un cattivo spartito abbinato a una buona esecuzione non si ottiene una buona musica, e anche che un buon spartito può essere sciupato da una cattiva esecuzione. Quindi non è il toccasana la tecnica diversa rispetto ad un'altra. E poi ci esistono delle criticità che sono state individuate già tempo fa. Una è stata chiamata elitarismo, cioè io faccio questa cosa perché per difficoltà e per costi io posso dire di essere più alto degli altri, no? Poi sentimentalismo, cioè riesco a fare delle copie del passato oppure proprio me le rifaccio uguali, no? Io vedo, cito una cosa a caso, ma volutamente, fotografie di gente in posa col fucile e il cappello a cowboy stampate al collodio. Voglio dire, d'accordo, è un falso in tutti i sensi, sia la fotografia del collodio dell'omino col fucile, sia l'omino col fucile stesso. No? È meglio fotografare una bella ragazza di oggi. No? E il mercato, cioè a volte una sopravvalutazione commerciale di quello che viene fatto. Questo come criticità. Però anche una cosa positiva sicuramente, cioè la permanenza. Una stampa alternativa trattata bene è di gran lunga più stabile di una stampa all'argento trattata bene. E siamo alla fine. Noi del NAMIAS ce lo diciamo ogni tanto a partire dalla fondazione 91, sono tecniche alternative ma richiedono immagini moderne. Comunque c'è anche la pittura a olio che viene fatta tutt'oggi. Ah certo, certo. Però la pittura a olio, voglio dire, pur essendo superata nel mondo dell'arte, nel senso che cioè, è un po' anacronistica, però c'è chi continua a farla. Sì, 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 ma è uno strumento, cioè siamo al punto di prima. La pittura a olio è uno strumento, come la pittura acrilica, un altro strumento, sempre nell'ambito della stessa arte figurativa. Questa è stata la mia introduzione, che spero che possa aiutare poi a vederci più chiaro. Quindi passiamo la parola a Luca Sorbo. È più facile che ci cambiamo di sedia. Di sedia. Buonasera a tutti. Allora, io cercherò di fare semplicemente una breve... Il senso che devi spostare. Tu vai, io mi siedo al posto di Alberto. Allora, io cercherò di fare semplicemente una breve riflessione sul perché utilizzare oggi le antiche tecniche. Allora, noi possiamo definire il linguaggio fotografico come l'insieme delle possibilità espressive che noi abbiamo utilizzando le varie tecniche fotografiche, quindi sia quelle di riprese, sia quelle di sviluppo, sia quelle di stampa. Quindi, se vogliamo definire il confine del linguaggio fotografico, dobbiamo vedere quali sono tutte le possibilità di riprese, di sviluppo e di stampa. E queste possibilità è possibile, diciamo, comprenderle solo esplorando tutto quello che la storia della tecnica ci ha offerto. E questo è fondamentalmente importante soprattutto per chi vuole fare il digitale, perché noi oggi ci troviamo con il digitale, con una tecnica potentissima, che però non sta offrendo niente di nuovo. Cioè, storicamente noi abbiamo che dall'invenzione di una tecnica a che quella tecnica dà qualcosa di creativamente efficace passano 15 anni. No? Abbiamo il Kodak, l'ho inventato nel 1935, poi abbiamo che il colore diventa un linguaggio espressivo intorno agli anni 50 del Novecento.
Quindi il digitale inventato negli anni 90, diciamo, diventa diffuso intorno al 2000, quindi oggi ci troviamo grosso modo in quei 15 anni per cui il digitale dovrebbe produrre qualcosa di nuovo. Invece, come dimostrava prima Alberto, abbiamo che il digitale ricerca di riproporre dei risultati estetici delle tecniche analogiche. E quindi abbiamo appunto il vintage, abbiamo delle immagini, diciamo, delle vecchie diapositive e così via. Per quale motivo quindi il digitale, che è uno strumento straordinariamente potente, non produce qualcosa di nuovo? Io credo perché chi si avvicina al digitale non ha una conoscenza né della storia della fotografia né della storia delle tecniche fotografiche. Quindi penso che la conoscenza delle tecniche, sia di ripresa, di stampa e quindi anche delle stampe alternative, sia indispensabile per chi voglia esplorare le nuove possibilità del digitale, perché capisce che cos'è il linguaggio fotografico, capisce quali sono i confini del linguaggio fotografico, quindi quando si trova ad operare in post-produzione sa dove si può parlare ancora di fotografia, dove si sta parlando di qualcosa compatibile col linguaggio fotografico che però va oltre il linguaggio fotografico, dove invece andiamo in linguaggi completamente diversi come la grafica, come l'arte elettronica, come la pittura elettronica. Quindi penso che le tecniche alternative siano importanti anche per i semplici spettatori, perché in questo modo, e questo qua è un po', diciamo, un limite che io riconosco al gruppo Naves, nel senso che c'è una grande passione nel praticare queste tecniche, però poi c'è la difficoltà di comunicare questa passione e anche la forza dei risultati estetici, dei risultati espressivi agli spettatori. No? Prima eravamo nella sala in cui c'era dalla mostra, vedevo le persone che giravano e restavano colpiti perché vedevano qualcosa di particolare, ma non capivano bene il cosa. Quindi bisognerebbe trovare il modo per coinvolgere le persone all'interno e del processo creativo tecnico, ma anche del processo espressivo. E quindi, diciamo, perché questo ci disegna i confini del linguaggio fotografico. Perché oggi con il digitale noi abbiamo questo problema, cioè c'è il rischio, come qualcuno ha detto, che la fotografia è morta, oppure c'è qualcun altro, come Giovanni Gastel, che ha detto che con il digitale la fotografia è nata. Il problema è questo, che il digitale deve essere qualcosa che si somma a tutte le conoscenze precedenti. Però, poiché viene praticato col cellulare, poiché appunto l'industria tende a, principalmente a presentare la semplicità del procedimento e quindi a non scoraggiare il fotoamatore dall'acquisto della fotocamera, c'è un approfondimento bassissimo. La generazione che ha cominciato a fare le tecniche nel 78 era la generazione che agli inizi, alla fine degli anni 60, primi anni 70, con le macchine semiautomatiche, stampando in camera oscura, aveva raggiunto delle competenze tecniche elevatissime. E infatti appartengono a quella generazione anche i migliori fotografi italiani, come Mimmo Iodice, come Franco Fontana. Sono tutte persone che si sono fermate attraverso un'approfondita conoscenza della tecnica. Io sono stato, diciamo, a casa di Mimmo Iodice, ho visto la sua camera oscura e lui mi ha detto che è passato ore e ore e ore per affinare quella tecnica per il risultato estetico che lui voleva, perché sentiva il bisogno di capire quale tecnica gli poteva dare quel risultato. Quindi l'importanza, diciamo, di anche come spettatori, perché diciamo il gruppo Naves sono quasi tutti quanti autori, ad esempio per un periodo sono stato autore di tecnico, oggi sono più spettatore e paradossalmente qualche volta provocatoriamente dico che è facile fare una foto, è molto più difficile riuscire a guardare una foto, perché a me piace vedere tutti gli autori che ad esempio praticano il platino, praticano il carbonio, praticano un'altra tecnica per vedere il potenziale espressivo di quella tecnica, che diventa molto difficile per il singolo autore farlo, sia perché non può sperimentare tutte le varianti della tecnica, sia perché è profondamente coinvolto all'interno della tecnica. E questo dovrebbe essere a maggior ragione, e qui diciamo, lo dicevo prima ad Luisa, una competenza che dovrebbe sviluppare lo studioso di fotografia. Noi abbiamo questo problema, che si sono occupati di fotografia persone che venivano da altri settori, quindi è capitato che c'era l'antropologo, c'era lo storico dell'arte, lo storico dell'architettura e così via. Quindi non abbiamo ancora, fino ad oggi, diciamo, il vero studioso di storia della
fotografie. Quasi sempre queste persone non avevano le competenze tecniche per riuscire ad entrare all'interno di un procedimento. Se io voglio comprendere se quell'autore ha fatto delle scelte coerenti, devo anche conoscere quali erano le alternative che lui aveva. Quindi, ad esempio, Irving Penn ha utilizzato il platino in quella situazione, quali altre tecniche poteva utilizzare, perché l'ha utilizzata, come l'ha utilizzata, e quindi è estremamente importante riuscire a capire questo. Quindi l'importanza delle antiche tecniche, cioè io la vedo un qualcosa di essenziale, perché noi il linguaggio fotografico, come oggi si è teoricamente presentato, è la somma di tutte queste possibilità tecniche, quindi dalla ripresa, dallo sviluppo e dalla stampa. Quindi se vogliamo parlare di fotografia di linguaggio fotografico dobbiamo avere questa competenza, più che come praticanti, anche come fruitori, anche perché come praticanti appunto ci sono delle difficoltà, ci sono diciamo degli ostacoli. Penso di fare una domanda, non so. Sì, grazie. No, secondo me il problema non è tanto come mai queste tecniche sono state riscoperte, ma come mai sono state dimenticate. Cioè, perché in altri settori, cioè, se continuate... Ma queste tecniche non sono mai state completamente dimenticate, ci sono state, come dire, delle onde, appunto, c'è stata un'onda nel 1978, questi due famosi numeri che ho tutte le persone a cui ho chiesto, perché hanno ricominciato a fare antica tecnica, tutti quanti hanno fatto riferimento a questi numeri di progresso fotografico. Quindi devo dire, da un punto di vista editoriale, è stato, credo che fu Roberto Salvitani, no? A curare questi due volumi dopo un viaggio che lui aveva fatto in America. Quindi lo stesso Roberto aveva riscoperto queste tecniche andando in America, perché poi queste tecniche in America, ad esempio, sono sempre state praticate. Da noi c'è stata questa riscoperta grazie a questi numeri. In Italia credo siano state dimenticate perché erano tecniche utilizzate da professionisti che in un determinato momento le hanno trovate desuete, non commercialmente utili, e quindi non sono state più praticate. Questo credo perché... cioè il fotoamatore non credo che... oddio, i pittorialisti erano quasi tutti quanti dei fotoamatori, però credo che da un momento in poi diciamo non si sono più utilizzate. Ah, io ho un'impressione diversa. Intanto, da un punto di vista storico, erano tecniche che erano nate per fare dei multipli, tutte. E man mano che una tecnica nuova riusciva a fare i multipli in meno tempo, con meno soldi, eccetera, eccetera, le altre venivano abbandonate. Per cui era anche un progresso di questo tipo, così come l'arrivo alla carta barittata e alla carta politenata. Riescono a fare le stesse cose, più o meno, con meno soldi, con minor investimento, eccetera, eccetera. Per cui tecniche abbandonate, sì, in questo senso. È indiscutibile che la bellezza di certi gumoi, di certi platino, cioè sono imparagonabili a... Vabbè, d'accordo, però sono dei, cioè, prodotti, sono dei prodotti di nicchia, sono dei prodotti di nicchia, no? Perché in quel senso lì. Però il motivo per cui sono abbandonate è questo. L'altro invece è che i pittorialisti hanno riscoperte da tecniche che ormai sono state abbandonate. Poi il movimento pittorialista è stato sopraffatto dagli altri movimenti fotografici che sono venuti dopo. Non dimentichiamoci cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui tutto quanto è stato rimescolato un'altra volta, e quindi è ovvio che lo stesso Peretti Griva fosse stato definito un retrogrado perché continuava negli anni 40 a stampare ancora i suoi promolli, no? E poi diciamo la nuova moda, chiedo scusa, poi dopo la nuova moda c'è stata con il digitale, cioè con la possibilità, perché prima per poter fare, perché sono tutte stampe a contatto, per poter fare diciamo una di queste tecniche era necessario avere un negativo di grande formato, quindi c'era la difficoltà di usare un banco ottico, fare uno sviluppo e cose varie. Da che si è potuto utilizzare il negativo digitale c'è stato uno sviluppo eccessivo. Infatti oggi bisognerebbe un po' fare una distinzione tra l'uso delle tecniche diciamo che hanno un qualcosa legato alla storia della tecnica, un uso talmente innovativo, cioè vedere un ambrotipo in cui si cerca soltanto la dimensione estetica, è qualcosa che un ambrotipista dell'Ottocento non avrebbe mai pensato, perché è una tecnica povera che veniva fatta con mezzi poveri, e quindi abbiamo un utilizzo delle tecniche completamente diverso dal passato. Questo qua secondo me in qualche modo dovrebbe essere indicato, perché appunto c'è un cambiamento dell'uso del linguaggio fotografico. Cioè c'è lo stesso strumento che però viene utilizzato in una maniera completamente diversa. Bene. No, volevo rinnestarmi su quello, ma tu hai finito? Sì, sì. Poi inizio con la mia, ma la provocazione è interessante perché si sono fermate. È un dato di fatto che c'è stato un declino
delle tecniche che hanno abitato tutto l'Ottocento da un certo periodo in avanti. E le spinte, se, a mio parere, ma non a mio parere, le spinte più grosse sono state due. Una è stata, e qui continuiamo a parlare di Ansel Adams, è stata proprio la spinta verso la straight photography, e cioè una fotografia che non consentisse la che non passasse attraverso la manipolazione dell'immagine e che contemporaneamente cominciava ad utilizzare ingrandimenti di fotografie stampate per ingrandimento, perché il proliferare di macchine a medio e poi piccolo formato consentiva anche di ottenere certi tipi di fotografie che erano impensabili con il banco ottico. E naturalmente, non essendo ancora oggi, nonostante la tecnologia moderna, nessuno ha inventato ingranditori a ultravioletti, perché ci sono dei limiti tecnici enormi, non è possibile, se non per duplicazione e ingrandimento di negativi analogici, quindi parlo di molti anni prima dell'avvento del digitale, non è possibile la stampa per ingrandimento. E questo è stato un problema. Non un problema, è stato uno dei fenomeni che hanno favorito questo. La seconda questione è stato anche lo sviluppo dell'industria, che ha ribaltato il concetto di amatore e professionista. Nell'Ottocento gli sviluppi forse più importanti venivano dai cosiddetti fotoamatori, perché i professionisti non erano interessati a un certo livello di estetica. I professionisti, come oggi, con i matrimoni, senza nulla togliere, dovevano arrivare alla fine del mese, dovevano utilizzare delle metodiche semplici, utilizzavano stampe, comunque prodotti, carte prodotte industrialmente. La platinotipia di Willis era venduta già sensibilizzata, quasi nessuno sensibilizzava per proprio conto i propri fogli, e si utilizzava un prodotto sufficientemente standard che a un fotografo medio potesse consentire, come oggi, di poter ottenere con poco scarto, con basso costo, dei prodotti che fossero vendibili. Fotoamatore era quello che aveva a volte competenze o interessi tali per cui, per esporre alla Link the Ring piuttosto che alla Photo Secession, ci metteva più soldi, più tempo, più scarti, ed era interessato ad un prodotto che noi oggi chiamiamo di fine art, cioè un prodotto più elevato. Quello che è successo invece nel XX secolo è che l'industria ha cominciato a produrre supporti, sia pellicole che carte, che erano impensabili per il livello qualitativo essere prodotti autonomamente, e consentivano invece, se ben utilizzati anche professionisti capaci, di utilizzarli con delle rese importantissime. Ce abbiamo sotto gli occhi di tutti i risultati, no, dei grandi fotografi del Novecento. E questo sicuramente ha messo in secondo piano tutte queste metodiche, che oltretutto, venendo perse nell'uso comune, diventavano anche difficili, nel senso che non c'erano più maestri che le potessero insegnare. I primi che hanno iniziato, anche per esempio, adesso mi sfugge il nome, quello che tra l'altro in America iniziano dei corsi, e soprattutto nella scuola Clarence White, White insegnava queste cose, e il suo ragazzo di bottega, che mi sfugge il nome, che è uno dei primi, ha cominciato a scrivere dei libri che erano estremamente imprecisi, perché lui andava a riprendere cose che oramai da 40 anni, 30-40 anni, quasi nessuno faceva più. Quindi c'è stato l'inizio anche l'enorme difficoltà di riprendere le tecniche. Irving Penn è diventato matto per ottenere i suoi primi negativi, poi le sue prime stampe. Quindi c'è stato sicuramente un'obsolescenza e una perdita che pian piano ha riguadagnato, e ha però riguadagnato sicuramente sotto una spinta differente, e si è molto modificata nel tempo. Quindi c'è un perché di tutte queste cose, perché ci sono morte. Vabbè, in qualche modo mi collego a questa cosa qua. Tra l'altro, la Josemite Valley non è un omaggio voluto ad Ansel Adams, ma è solo lo sfondo del mio computer. Bisogna... Ah, eh sì, non ho il microfono, scusate.
Così va meglio? Ok. Se ne è già parlato, alternative o antiche, a me non piacciono, a me non piace nessuno dei due termini, o meglio, nessuno dei due termini mi sembra che sia in grado di raccontare qualche cosa, se non perché identifica chiaramente una situazione. Tecniche alternative è un termine che rende ragione storicamente di come sono nate, perché sicuramente sono nate anche in spinta polemica e alternativa all'invasione della tecnologia digitale. Mi è capitato, googolando per cercare delle cose, di trovare questa cosa che è di adesso, e non solo dice 5 processi fotografici alternativi che cambiano la convenzione e il realismo, ma se leggete sotto c'è scritto: questi sono i ribelli. E mi sembra che oggi Scusa, gli anni 70, da dove è partito in America la dicitura fotografie alternative, era il periodo dei Figli dei Fiori, non dimentichiamolo. Sì. Ecco. Però voglio dire, infatti ho detto, questo esprime qualche cosa che storicamente può avere un senso. Molto spesso le pulsioni sono quelle, ma lo sviluppo poi viaggia su altri canali. Dire oggi che gli alternativi sono i ribelli mi sembra un pochettino. Intanto ciò che è fatto in modo reattivo, a mio parere, raramente riesce ad essere originale. Originale non vuol dire essere strambo, vuol dire essere capace di essere legati all'origine di quello che stiamo facendo, e non solo ad un'origine storica, ma a un'origine di significato. E anche perché una posizione, per essere in qualche modo vera e significativa, deve essere vera per oggi, non può essere vera perché era vera un passato, sennò altrimenti noi possiamo fare una cosa filologicamente interessante, storicamente interessante. Quei signori che hanno ricostruito la piroga degli antichi utilizzando gli stessi strumenti degli antichi hanno cercato di far la fatica di vedere come si faceva a fare una piroga ai tempi del Paleolitico, però finisce per essere uno studio da storici. Quando noi, se vogliamo essere centrati sul senso di quello che facciamo, il senso è una parola che indica contemporaneamente sia il significato sia la direzione di dove stiamo andando, ed è per questo che il concetto di essere alternativi vale fino a lì. E la domanda va posta sul senso di quello che facciamo e non sul modo con cui facciamo le cose. La seconda questione, se sono davvero antiche, tenete conto che alcune tecniche sono state reinventate negli anni '80, l'argirotipia, la new chanotype, la crisotipia, che se qualcuno ci ha voglia e tempo la vediamo domani, la ziatipia di Sullivan, nascono dagli anni '80 e non sarebbero stati possibili prima perché non c'erano conoscenze chimiche, tecnologiche, chimiche in grado di supportare lo sviluppo chimico di questi tipi di processi. Quindi sono assolutamente moderni. Anzi, c'è una cosa che Mike Ware sottolinea e che l'ho letta recentemente e non l'avevo mai colta, e che dà un valore culturalmente, secondo me, molto interessante a quello che lui ha fatto, e con lui anche Sullivan con la ziatipia, ed è questo: che lo sviluppo tecnologico, perché c'è uno sviluppo tecnologico anche nell'Ottocento di tutte queste tecniche, lo sviluppo tecnologico è sempre stato uno sviluppo basato sullo sviluppo chimico fino a un certo anno, e questo coincide con l'avvento sostanzialmente del digitale, in cui ci si è spostati dallo sviluppo, dall'implementazione chimica all'implementazione su base fisica, lo sviluppo dei sensori. Da allora in avanti tutti i miglioramenti in campo fotografico sono andati in ambito fisico. È molto interessante trovare persone come Sullivan, come Ware, che dimostrano che oggi la tecnologia è in grado di continuare a sviluppare e implementare anche dal punto di vista chimico. Comunque, queste sono state inventate di sana pianta adesso, ma tutte sono state riprese e migliorate tramite le conoscenze moderne. Raramente noi abbiamo tecniche
cosiddette antiche che noi riapplichiamo esattamente allo stesso modo di allora, perché qualche cosa ci abbiamo messo le mani con la tecnologia adesso. Le carte di cui... Sì? No, volevo citare la fotogravure, che oggi è molto difficile da fare. C'è stata la polimergravure che è stato un passo indietro. Certo. Ho utilizzato dei materiali non tossici, però il risultato tra la fotogravure e la polimergravure non è paragonabile, perché la fotogravura era molto, ma molto, ma molto... No, ma io parlo, per esempio, quando noi facciamo una callitipia e stiamo prendendo delle 85 varianti della brown print, perché la callitipia non è mai esistita come tale nell'Ottocento, esistevano delle cose. Siamo andati a prendere, per esempio, la formula che era quella di Arnett Rust, però è una formula modificata, non solo non contiene più la gelatina, ma cambia un pochettino i rapporti di chimici. Quando Dick Stevens ha ripreso la callitipia, si è rimesso a studiare i rapporti molari che c'erano e ha cambiato la callitipia tipo 2 di Nicole, modificandola per i rapporti molari. Quella che utilizziamo oggi non è quella di Nicole, anche se è quasi uguale. Voglio dire che è stato modificato anche questo. Le carte, dicevo, sono tecnologicamente avanzate e sono prodotte apposta per questo. Allora c'erano delle carte adeguate, anche le carte hanno fatto la stessa fine, non se ne sono trovate più per tutta una serie di motivi che non abbiamo tempo di dire. Alcune industrie hanno cominciato a fare carte progettandole su questo con tecniche moderne. La produzione di immagini con tecniche antiche usa degli strumenti moderni. Oggi i nostri bromografi non ce li avevano nell'Ottocento. La ripresa e la diffusione dei processi sarebbero stati impossibili senza il web. Fenomeni di nicchia si sviluppano dal maestro al discepolo in uno spazio limitato. Oggi il web ha consentito, c'è una cosa che dice Quinn Jacobson, e dice: who revived the process? Chi ha fatto saltare fuori il collodio? Dice: io darei a lot of credit a Tom Berners-Lee perché ha inventato il World Wide Web. E questo è vero, cioè io ho fatto il collodio senza impararlo da nessuno perché ho studiato come si faceva e ho guardato i video in cui riuscivo a vedere come facevano a versare sopra la roba, se no diversamente non avrei saputo da dove partire. E poi di cosa stiamo parlando? Questa è una foto al collodio che ho fatto io qualche tempo fa. Allora, la tecnica degli anni 60, quindi di 2 secoli fa però, solo che alle spalle ho come camera oscura una tenda da pesca su ghiaccio che è in Mylar, costruita da una ditta canadese che si apre con la tecnologia pop-up. In mano, per scattare la foto, ho un remote controller per scattare, che è una pompetta con un filo di 15 metri che è costruito nella prima metà del XX secolo, ma che sono riuscito a trovarla perché l'ho comprata su eBay con una tecnologia e-commerce che è abbastanza... Le due camere che vedete dietro sono una Synarp degli anni 80 e una Coolplate Vagsveari dell'inizio del secolo, però mentre scattavamo siamo stati ripresi da una telecamera GoPro 3, che era già uscito il 4, che elabora dei file digitali Full HD per mettere su YouTube le immagini della cosa. I ragazzi che sono nati meno di 30 anni fa non hanno mai visto un rullino, se non quelli che possono aver visto da qualcuno. Ho fatto una scansione della lastra in alluminio anodizzato, che è stato inventato nel 23, l'ho fatta con uno scanner moderno e ho dovuto aggiornare il software perché non andava d'accordo col computer con cui lo proietto adesso. Quindi, quando stiamo parlando di tecniche antiche, stiamo parlando di che cosa? Allora, la domanda invece, che però l'abbiamo già fatta qui oggi, ma che non la sento come domanda retorica, è il perché. Cioè, quali sono i motivi che potrebbero spingere oggi i fotografi moderni ad ottenere, a faticare per ottenere stampe che sono ad alto costo, sono impegnative, non ammettono scorciatoie, non permettono di sbagliare e recuperare l'errore se non buttando via un sacco di soldi. E se uno vuol lavorare all out, tutto alternativo, e quindi fa negativi analogici, non permettono neanche una grossa manipolazione dell'immagine. La domanda non mi sembra retorica perché c'è il perché per tutto. C'è
c'è chi ha collezionato, è già andato sul Guinness dei primati per collezionare latine di Coca-Cola, e c'è questo signore che fa delle sculture bellissime in fiammiferi. Quindi, per carità, si può fare di tutto nella vita. Però mi sembra di vedere quattro motivi che Alberto ha in qualche modo trattato tutti, ma che io provo a, come dire, a condensare in quattro tendenze in qualche modo differenti, alle quali tutti possiamo partecipare, ma in una certa misura tra di loro un po' diverse. Sono tendenze che mi sembra di ritrovare facendo un'analisi così statistico-epidemiologica. La prima, che è sicuramente la tendenza meno significativa dal punto di vista culturale, ma non mi sembra ininfluente, come è già stato detto, dal punto di vista statistico, è questa spinta generata da un'adesione a critica a un fenomeno di tendenza, che in qualche modo comprende e mescola in modo variabile, da una parte, l'ossequio reso a tutto ciò che è costoso. Tu cosa fai, platino o palladio? Palladio. Io faccio il platino. Beh, il platino costa di più, e quindi se costa diventa la deferenza verso ciò che sembra molto difficile. Tutto ciò che è difficile ti connota come il fatto che sei più bravo degli altri. L'amore al retro, o addirittura peggio, la convinzione che si fa queste cose per distinguersi dall'omologazione di massa, in realtà omologandosi ad un fenomeno di nicchia. E questo non salva sicuramente né il processo né l'esito. La seconda spinta è, sì, quella alternativa, ma come dire, la ricerca autentica di fenomeni alternativi all'industrializzazione dei processi, perché tutto ciò che è industrializzato per definizione genera uno standard, e lo standard è necessario all'industria per offrire oggetti di qualità, affidabili, ripetibili, che sono un grosso vantaggio, ma bisogna vedere a che livello si pongono. Quanto più basso il livello, tanto più la massificazione industriale non consente di superare qualche cosa. Chi scatta con l'iPhone adesso, per esempio, riesce a scattare delle foto RAW dal 5 in avanti, ma non otteneva foto JPEG soltanto prima. E insomma, c'è tutta una serie di problemi. Allora, sicuramente c'è gente che, ci sono strati maggiori di utenza che vogliono produrre esiti di qualità medio-alta per uniformare i risultati e diminuire, per non subire l'uniformità dei risultati che diminuisce la possibilità di espressione individuale. E questi sono fenomeni appunto critici e strutturati, però in mezzo ci sono anche fenomeni dettati proprio dall'insofferenza per tutto ciò che non è fatto a mano, per cui non si pigliano le medicine perché è roba chimica, si prendono solo i prodotti bio, e dunque ciò che è digitale non va bene perché non va bene perché è digitale. Anche questo è un fenomeno che non ha significato. Qual è il problema? Cioè, qual è il rischio? Che molto spesso si vede che in queste situazioni addirittura l'imprecisione del manufatto sembra quasi la firma di autenticità. Questa è una cosa che io tendo ad accettare molto poco. I violini di Stradivari e di Guarneri sono veramente perfetti. Se noi guardiamo dei tintype, degli ambrotipi dell'Ottocento, uno rimane veramente estasiato. Noi oggi facciamo, i più bravi di noi fanno cose imparagonabilmente meno belle dell'Ottocento. Quindi noi non possiamo pensare, io ho sentito, forse era Beniamino Terraneo o forse un altro, che ha qualche anno fa tentato di esporre dei collodi in una nota galleria e gli hanno detto che no, il collodio deve essere tutto rovinato in giro. Quelli lì erano belli. Sei stato Alex Timmermans. Deve essere Timmermans. O Timmermans. Non glieli hanno accettati perché erano troppo fatti bene, insomma. In realtà, da una parte c'è questo, dall'altra
c'è anche un'altra cosa, cioè che uno si nasconde dietro l'imprecisione del manufatto, che è la firma dell'incapacità, per cui quanto più è fatto male, allora si vede che è fatto davvero a mano. Vaglielo dire ad Ansel Adams, o vaglielo dire anche a Stiglitz, piuttosto che anche alla Cameron, potranno non piacere lo sfocato, ma le sue albumine ne hanno avuta due. Terza e penultima posizione, che sicuramente è una delle posizioni che accomuna la maggior parte delle persone, anche serie, ma che può ancora non essere sufficiente, cioè quella del lavoro artigianale, cioè del lavoro fatto bene. E questo è già un bel modo di partire, secondo me, che è il piacere intanto di governare un processo e di poterlo determinare in tutte le sue fasi, cose che con certe tecniche sei veramente obbligato a fare, perché non ti viene niente. Anche per questo, come qualcuno ha già detto, diventano anche propedeutiche ed educative per chi usa il digitale. È più difficile usare qualcosa di automatico che qualcosa di manuale, perché il manuale è senza rete, l'automatico c'è il rischio che invece di usare tu la macchina, è la macchina che usa te. Il secondo, determinarlo appunto in tutte le sue fasi, per cui poter prevedere e far venire fuori quello che vuoi tu e non quello che vuole il processo, sicuramente mettere a frutto doti, propensioni, capacità e attitudini che avrebbero poco spazio diversamente, e anche realizzare se stessi nel fare, che è una bella cosa. Dove sta il rischio di, se la posizione resta qui, che uno si dimentica il senso di quel che fa, perché ha pagato dall'averlo fatto bene. Col collodio, ci siamo passati tutti quelli che facciamo collodio, è così, cioè il collodio è talmente magico che uno scatta un'altra foto per rivedere di nuovo quando la fissa, quando la sviluppa, poi la foto non importa, ma è troppo bello il collodio da vedere, e questo bisogna stare attenti. L'ultima che ho, come dire, rubricato con l'amore alla bellezza, anche se capisco che il termine bellezza è molto inflazionato, però è anche inflazionato perché è un termine che conta, tutti vogliamo delle cose belle. È quella cosa che non distingue tra il processo e l'esito e che interpreta il senso dell'azione intanto sia come direzione del cammino che come significato ultimo, tiene assieme tutti i momenti del lavoro. La cosa interessante è che tutto il processo, la tecnica compresa, è finalizzata all'opera finita, il cui esito ultimo inizia a prendere la consistenza di un'opera d'arte. Mi stanno chiamando da due telefoni e abbiate pazienza, poi li chiamerò, dove appunto quello che conta è che è tenuto dentro tutto. Allora davvero essere leali alla tecnica è una parte non indifferente del risultato finale, perché è contenuta nell'esito finale, ma serve per incanalarla verso qualche cosa nella quale uno si realizza, in cui l'immagine finale ha il suo significato. Questa posizione è interessante anche perché non è alternativa a nulla, non segue la moda, usa una tecnica come strumento per esprimersi, che anche se inizia già nella forma del lavoro è talmente legato al risultato da vivere anche delle tensioni e delle fatiche di chi l'ha generato, a volte solo di chi l'ha generato, perché chi lo vede forse non se ne rende conto, ma come con qualsiasi opera d'arte. Se ci sono domande. Io volevo aggiungere una cosa, volevo dire che c'è anche il piacere nell'imprevisto e il piacere della sperimentazione, che non è una cosa da poco, insomma. Cioè facendo una cosa fatta a mano, da solo, comunque parte da scritti antichi, con prodotti utilizzati adesso, eccetera, cioè lascia anche davanti all'imprevisto di non sapere. E appunto il piacere del fare, cioè, insomma, okay. Beh, anche del non sapere esattamente cosa uscirà, che non è una cosa di poco conto, perché l'artista sperimenta e piace provare. Dire che sono emersi diversi punti su cui possiamo riflettere, con alcuni punti in disaccordo e in accordo. Mi permetto solo di aggiungere una cosa, per me che non faccio tecniche antiche, quindi manualmente non mi metto a farle, ma che le vivo dall'esterno, che le vedo, che le studio, è una cosa che un perché
farle vista dall'esterno potrebbe essere anche quello della, di una concezione anche del tempo diverso, del tempo, quindi di prendersi del tempo che è diverso rispetto al tempo accelerato in cui noi siamo, in cui scattiamo anche milioni di fotografie, quindi rivalutare anche questo aspetto del, della nostra vita attraverso questi procedimenti, almeno per, anche se non le faccio, mi piace vederlo e quindi è, una, è un fattore che apprezzo. Quindi ringrazio tutti voi. Se ci sono altre domande. Nessuna domanda? Allora andiamo. Sì, signore. Sì. Le fotografie non cosa le fate? Ah sì sì, cioè con cosa realizziamo lo scatto? E ognuno le fa in maniera da diversa, chi utilizza dalle macchine analogiche di grande formato, chi il digitale facendo il negativo digitale, sono più tecniche oggi. Io uso quasi solo grande formato. Perché?